Gli oceani sono quella faccia del nostro pianeta avvolta da un alone di mistero. Le profondità dei loro abissi pullulano di intriganti creature, dall'aspetto bizzarro, curioso e a volte terrificante. Sei pronto a scoprirle? Iniziamo subito! L'hai per caso riconosciuta? Nonostante la sua bellezza e i suoi vividi colori, ti auguro di non incontrare mai questo animale. Tale creaturina viene spesso scambiata per una medusa, anche se in realtà non lo è. Si tratta infatti del risultato dell'unione di quattro organismi diversi, detti zoidi. Insomma, sembra un unico animale, ma invece è una colonia di diversi animali. La caravella portoghese può raggiungere anche la lunghezza di 30 metri. I suoi veleni sono tossici per l'uomo. Nei tentacoli ci sono tossine che possono causare anche l'arresto cardiaco. Ogni anno circa 10.000 persone in Australia vengono colpite da questa creatura. Il pesce pappagallo deve il suo nome alla caratteristica bocca simile al becco di un pappagallo. È un pesce che deve essere salvaguardato perché si nutre di alghe che soffocano i coralli. Quest'ultimo pulisce i coralli raschiando a fondo la parte morta e trasformandola in sabbia. È tra i pesci più appariscenti e attraenti della barriera corallina. Maschi e femmine spesso si rivestono di colori sgargianti che poi mutano andando incontro all'età adulta. Se ti stai chiedendo se questo bel pesciolone sia commestibile, sappi che la risposta è un sì. Si può cucinare in diversi modi, al forno oppure con la pasta. Dal nome potresti pensare, ma che razza di pesce è questo? Il suo nome è forse dovuto alla sua peculiarità di guardare sempre in alto. Ha una bocca molto grande, al cui interno sono presenti due file di denti appuntiti. Dietro l'apertura branchiale sono presenti due spine velenifere, che sono velenose anche per l'uomo. Il pesce prete non è solo velenoso, può anche emettere scariche elettriche. La sua tecnica di caccia è molto particolare. Passa gran parte del tempo sepolto sotto la sabbia, dove lascia sporgere solo gli occhi. Eccoti un pesce affascinante, amorevole e feroce. Si tratta di un pesce dall'aspetto strano, perché ha il corpo affusolato con la pinna dorsale sorretta da duri raggi spinosi, occhi a palla e una bocca enorme e sproporzionata. Questo pesce è feroce e molto territoriale. Non ama estranei vicino alle sue uova o alla sua tana. Quando si arrabbia, apre la bocca grandissima e rivela un arcobaleno di colori all'interno delle sue fauci. Se l'avversario non è ancora scappato via, usa i denti a spillo che si ritrova per mordere il nemico. Se lo incontrate e vi apre la bocca, ricordatevi che non è per farvi una linguaccia. Ad aggregarsi alla cerca dei pesci più affascinanti del globo ci sono i cosiddetti pesci fangtooth. Questi ultimi hanno un aspetto terribile. I loro denti sproporzionati le rendono ancora più spaventosi. Nonostante l'aspetto angosciante, questa creatura è innocua per l'uomo. Il suo habitat è di circa 5.000 metri sotto il mare. Teme la luce, quindi l'unico legame che appare vicino alla superficie dell'acqua è durante la notte.